José Molina è spagnolo di Madrid, è approdato in Italia intorno agli anni 2000. Sì, 10-11 anni. Sono 10-11 anni che è in Italia e lui è approdato qui sul lago di Como e ha eletto Gravedona sua residenza. La sua attività artistica è iniziata quando era ancora bambino, mi raccontava che a 5 anni sua mamma, per tenerlo buono, gli regalava le mandite colorate ed era l'unico modo per tenere sotto controllo la sua iperattività. A 11 anni ha frequentato il primo corso dell'Accademia a Madrid e a seguire poi altri corsi nell'Accademia. E giovanissimo ha cominciato la sua attività come grafico designer, ha lavorato nella pubblicità, ma soprattutto, mi diceva, ha lavorato su un progetto della comunicazione in internet, quando internet ancora era una cosa dei primi momenti. Dice che il suo lavoro importante è cominciato con un percorso nella conoscenza dell'animo umano, perché l'uomo è un soggetto che lo interessa moltissimo ed è stata praticamente l'ispirazione che ha prodotto la maggior parte delle sue opere, cominciando da alcune collezioni che non vi dico in ordine di uscita, però ha cominciato con Sentimentos, che è quello che poi presenterà col suo libro, poi I Predatores, la terza, Morir para vivir, questa mattina ne parlavamo, lui dice molto spesso non lo so nemmeno io perché sono così, a volte i critici mi spiegano perché sono così e questo è molto bello. La base del libro è la parte del sentimento, che è il primo progetto che è nato, no? Sembra nel 97, 98, perché io dipinto da un sacco di anni fa, però dopo anche ho studiato per 6 anni psicologia, psicomotricità a Madrid, perché lavoravo come designer e mi rendevo conto che è arrivato un punto che avevo bisogno proprio di fare uscire tante cose, no? Che avevo anche guardato all'interno studiando psicologia, no? Uno si apre all'interno, guarda come se fosse un libro e ha cominciato a uscire, no? E ricordo che questo, i primi disegni hanno cominciato in Irlanda in un viaggio sbandatissimo, no? Che non avevo neanche i soldi per mettermi in un albergo, però in tutti questi hostel che costavano un pound mi mettevo a dipingere così e uno dietro l'altro hanno cominciato a uscire e a fare tutta una collana, no? Dopo mi sono reso conto che sì, che effettivamente avevo un bisogno di approfondire all'interno mio e anche all'interno della condizione umana, no? Però sempre in contatto con la natura, per quello... Vabbè, la natura, cioè io ti chiedevo perché hai deciso di fermarti qui, tu hai detto perché qui c'è l'ambiente che mi è più congeniale, nel quale mi sento meglio. Sì. Ma perché c'è la montagna, c'è il lago, ma c'è una natura... Ma quelli che abbiamo vissuto tanto in città c'è di tutto. Ah. In città sì, c'è il cinema, il teatro, c'è più gente che... Però a volte dalla città ti dicono, sembra che quando te ne vai della città te ne stai andando fuori, ma secondo me la città si sta perdendo tanto, si sta perdendo il concetto della gente, del tempo, cioè qua uno sa quando c'è l'inverno, primavera, l'estate, esci di casa, va a lavorare, si fa una passeggiata, beve l'alba, cioè, sei un contatto con la vita molto più diversa. In certo. Città, ti metti in metropolitana, non capisci neanche se c'è inverno, se c'è estate. Io ho letto
una critica, una presentazione che ha fatto Sgarbi a una tua mostra, e che diceva che le tue sono delle fantasie visionarie, no? Questi soggetti a volte ironici, a volte mostruosi. Da dove ti vengono? Dalla tua osservazione dell'uomo o da, appunto, sì, fantasie visionarie? Sì, lui parlava anche di Borges, nel senso che lui scrive questi mondi paralleli che sono molto reali, ma sono immaginari. C'è un momento che non sai se quel paese esiste o non esiste, dopo è tutta la testa di Borges, no? E un po' io approfitto, mi interessa l'imperialismo, per esempio, di quei quadri là. Non mi interessa l'imperialismo, mi interessa che costruire un mondo che non è reale, ma voglio presentarlo molto reale, che la gente non sappia se questo è una fotografia o è un dipinto. Così è più facile arrivare a quello che stai dicendo, si ha una presentazione quasi fotografica. In realtà, se tu hai un trattamento tecnico, tu lavori la pelle, i capelli, gli occhi, un oggetto che non è reale ti arriva di una forma molto diversa, no? Questo è un schizzo, ma se tu fai questo veramente, o questo oggetto qua assolutamente reale, con tutta la venatura della mano, tutta la pelle, tutti i capelli, tu percepisci quell'oggetto di una forma molto diversa, ti arriva, ti entra molto diversamente. Per quello penso che è molto importante approfondire sulla tecnica, no? Perché ti dà una libertà molto importante per fare, per andare, per parlare di quello che tu vuoi, che puoi parlare. Più tecnica hai, che dopo la puoi usare o la puoi non usare, puoi fare una pennellata, però se tu la conosci, proprio sei più libero. Hai detto che stai preparando un nuovo progetto? Sì, lavoro su due progetti adesso contemporaneamente. Uno sulla donna, è un po' in questo momento di crisi, parlo sulla donna come una specie di speranza verso il futuro, no? La donna come madre responsabile, penso che noi maschi sempre abbiamo le nostre cavolate in testa, la nostra competitività, le nostre lotte, invece voi siete molto più reali, no? Avete di solito i figli che vi occupano, avete una testa molto più attaccata alla terra, alla realtà. È un po' un progetto che parla su quello, parla sulla donna, in tutte le... però i progetti escono, no? Non è che io controllo tanto, comincio a lavorare e volte in volte escono, sì. E spero che questo dirà, sto parlando per farla a Milano, a Roma, a Madrid. Abbiamo avuto una bella esperienza con la presentazione del libro a Madrid, magari a Berlino, andiamo.